2016 al congresso di Radicali Italiani. La nostra prima intervista è all'avvocato Mario Morcella, Manlio Morcella di Roma. Abbiamo ascoltato nella prima commissione in cui sono stati organizzati i lavori di questo congresso, una commissione, l'avvocato Morcella ha parlato del 416 bis, dell'articolo 416 bis sull'associazione di tipo mafioso. Ha parlato e ha evidenziato un argomento, un tema, un concetto, commentandolo, quello di mafia silente. Ma io, come ho già illustrato e rappresentato nel breve intervento che ho effettuato nella sala congressi, sono dell'opinione che la mafia, per come è regolata da 416 bis, è solo la mafia che esercita nel concreto il metodo mafioso, cioè che si avvale, come correttamente, come incontrovertibilmente recita la norma di riferimento, e mafia esiste quando essa si avvale del metodo della forza di intimidazione, che significa, in altri termini, servirsi del metodo mafioso. Quando la mafia non si avvale della forza di intimidazione e quindi non si serve del metodo mafioso, non possiamo ritenere che dal punto di vista giuridico possa sussistere mafia, perché la norma è chiarissima: si avvale, non è che il precetto, la prescrizione normativa recita potrà avvalersi o potrebbe avvalersi. Quindi la locuzione italiana "si avvale della forza di intimidazione" sta a significare che al momento, quindi tradotto il tutto con il verbo indicativo, oggi, attualmente, si serve del metodo mafioso. Questo che significa? Che quando la giurisprudenza, una parte della giurisprudenza, insiste nell'affermare che può dirsi sussumibile un fenomeno mafioso anche quando si è di fronte a organizzazioni che potrebbero avvalersi in potenza del metodo mafioso, si esprime un concetto che è non collidente con il modello normativo che dovrebbe essere applicato. Peraltro lei ha anche accennato al cosiddetto processo mafia capitale, che viene così conosciuto, ma in realtà il nome è mondo di mezzo. Poi mafia capitale è un po' un'elaborazione giornalistica, in cui ipotesi, il teorema quasi potremmo dire di partenza, che era appunto tutto quanto un sistema mafioso, un pochino sembra che si stia sgretolando. Ma guardi, sarebbe poco corretto per parte mia prendere una posizione molto granitica, molto precisa su questo aspetto, perché il primo adempimento da compiere per poter poi esprimersi con una valutazione giuridica su un incartamento è avere studiato un incartamento. Io l'incartamento non l'ho studiato, ho però letto le sentenze della Corte di Cassazione che hanno risolto le problematiche della fase cautelare di quel procedimento, e vedo anche in quel procedimento una esasperata apprezzabilità del concetto di mafia silente, o comunque di un qualcosa che le somiglia molto, e che dal mio parere è lontano molto dal contenuto chiaro che è disciplinato dall'articolo 416 bis. Quindi nutro, nella non conoscenza degli atti, perplessità che tale impostazione interpretativa del 416 bis, anche riferita a questa inchiesta specifica, che ripeto io conosco marginalmente, non sia dal mio punto di vista pertinente. Ora passa a mettere un pochino in difficoltà, tra virgolette, perché chiedo un'opinione, quindi niente di tecnico, parlando di antimafia, e le chiedo se appunto questo tentativo di rendere mafioso un po' tutta una serie di comportamenti che poi appunto tecnicamente non lo siano, non lo sono, perché poi alla fine appunto decadono anche delle imputazioni e così via, non sia appunto poi un tentativo di accreditare una sorta di poteri che in Italia, partendo dalla Sicilia, sono quelli che si
presentano come antimafia, una volta era una sola, adesso ci sono tutta quante una corrente di carovane attorno ad alcuni magistrati, un fenomeno sociale anche politico che insomma diventa quasi mistico. Ma guardi, quello che posso esprimerle con certezza è che secondo me, l'ho detto in sala congressi e quindi lo ripeto anche nella sua, nel corso di questa breve intervista, secondo me il punto saliente è che oggi dall'epoca di Tangentopoli la rappresentatività politica è debole e quindi diciamo che contrasta con difficoltà il potere della magistratura e questo è un fatto. Poi problemi dell'antimafia, anche all'interno della magistratura c'è chi ha l'opinione che queste antimafie, queste strutture dell'antimafia potrebbero essere superate. Questo non è un argomento, che è una problematica che può essere risolta in quattro battute in questa sede. Ciò che io posso sottolineare è che oggi il 416 bis è un precetto normativo che è inadeguato con l'evoluzione e l'organizzazione della struttura evolutiva che hanno avuto le organizzazioni di questo tipo e che è quindi giunto il momento di entrare nel merito di esso e per ridisegnarlo e renderlo così adeguato ai tempi e al momento storico che viviamo. Questo è pacifico e lo urlerei in ogni dove perché ne sono assolutamente convinto, sempre da un punto di vista tecnico. Bene, ringraziamo quindi l'avvocato Manlio Porcella per questa intervista dal contenuto anche abbastanza tecnico. Grazie.